Le mie estensioni Chrome preferite, come metto il turbo a Google Chrome, come faccio a lavorare meglio, a produrre contenuti migliori, a spendere meno tempo e a navigare anche con un po' più di piacere? Beh, lo faccio con le estensioni che vi voglio portare, ne ho preparate 11 perché 10 mi sembravano poche, non ci stanno neanche nelle dita di una mano, mannaggia, e voglio raccontarvele in questo video subito dopo avervi ricordato quali sono le cose importanti che dovete fare se mi volete bene. Vi faccio un esempio: andate su Telegram, chiocciolina Ciraulo, e lì trovate il mio canale dove ci sono link, risorse, contenuti e aggiornamenti extra che magari non trovano spazio o visibilità qui su YouTube. Che cosa sono le estensioni? Le estensioni sono dei pezzettini di codice di software vero e proprio che noi andiamo ad aggiungere al nostro browser per dargli delle funzionalità che di sua natura non avrebbe, che non erano previste inizialmente. In questa maniera noi possiamo mettere gli steroidi al nostro browser e fargli fare veramente un sacco di cose. Andiamo a vederle, non perdiamo altro tempo, partendo dalla prima, da quale vuoi partire Andrea? Dalla quindicesima, vedi un po' te, che è The Great Suspender. The Great Suspender fa una cosa semplicissima ma molto molto utile, soprattutto su quei computer che magari sono poco performanti, perché prende le schede e dopo un tot di minuti che noi possiamo andare a definire nelle impostazioni dell'applicazione, le sospende letteralmente, cioè le spegne in modo che non occupino più spazio nella RAM o nei processi del computer, per poi riattivarle nel momento in cui torniamo sulla scheda stessa. Guardate, prendiamo per esempio questa scheda, andiamo a cliccare su The Great Suspender perché possiamo anche sospenderle manualmente, e lui effettuerà uno screenshot alla scheda e poi la spegnerà. Vedete? Ecco qua, la scheda è stata spenta, la possiamo riattivare con utilizzando l'estensione o più semplicemente, adesso siamo fuori dalla scheda che è stata sospesa, lei lì zitta zitta non ci dà fastidio, non occupa RAM, non fa assolutamente nulla di male, e nel momento in cui torniamo sulla scheda stessa questa viene riattivata ed è pronta per essere utilizzata. Il più delle volte quando lo utilizzerete per un po' di tempo, magari se siete come me che amate aprirvi molte schede, beh, ve le troverete quasi tutte sospese e si riattiveranno man mano che voi le cliccate. Attenzione alla connessione internet, perché poi in quel caso magari utilizzerà dei dati per ricaricare la pagina, ma in un contesto normale è assolutamente buono, utile e preferibile fare in questa maniera, perché così il vostro computer e soprattutto la sua RAM vi ringrazieranno. The Great Suspender fa una cosa molto semplice e la fa molto bene. Passiamo alla seconda estensione, Keepa. In questo caso l'estensione, come posso dire, è meno utile da un punto di vista della produttività, ma molto utile per il vostro portafogli. Perché Keepa che cosa fa? Prende Amazon e prende i suoi prodotti e vi fa un tracciamento dei prezzi, cioè l'andamento dei prezzi dei prodotti di Amazon. Andiamo a prendere ad esempio le offerte Amazon. Vediamo di prenderne una qualsiasi, vediamo un pochino questo set di pentole che fa molto Giorgio Mastrota, scegliamo, guardate questa offerta da 130 a 71 euro, offerta del giorno, e che cosa succede nella pagina del prodotto? Keepa, eccolo qua che sta arrivando, aggiungerà un grafico che ci permette di vedere, ad esempio, se quell'offerta è veramente un'offerta o se quel prodotto è sempre costato un certo importo, e poi ci permetterà di capire come evolve il prezzo di questi prodotti nel corso del tempo. In questo caso vedete che ci rendiamo conto che questo set di pentole per lo più è costato 100 euro, 99 euro, e in questo momento che costa 71 è effettivamente un'offerta, perlomeno rispetto al prezzo che di solito ha il prodotto stesso. Keepa ci permette poi anche di impostare delle notifiche, dei promemoria che ci avvisano quando un determinato prodotto scende sotto un determinato prezzo oppure sotto una determinata percentuale di sconto. Molto molto utile se vogliamo adocchiare delle cose, io lo faccio coi telefoni per esempio, e vogliamo prenderle nel momento in cui c'è davvero un'offerta, magari perché non abbiamo fretta di acquistare subito qualcosa. Keepa super super utile, e direi che possiamo passare alla prossima estensione, ColorZilla.
Colorzilla, indispensabile se vi occupate anche di design, di grafica, se magari fate siti web amatoriali o professionali, oppure se fate delle grafiche con Canva, per esempio. Beh, Colorzilla che cosa fa? Aggiunge un color picker, un misurino, non so bene come si chiama in italiano questo affare qua, insomma un'icona. Torniamo sempre qui sul post. Mi fa piacere utilizzare il sito del post.it per gli esempi, perché è un giornale che davvero merita di essere fatto conoscere, che vi suggerisco e che vi invito a visitare se ancora non lo usate come vostro strumento di informazione. Insomma, torniamo alla nostra estensione Colorzilla. Quando la clicchiamo ci permette di attivare un page color picker, vedete è già attivo in realtà, che andando a posizionare il mouse su qualsiasi punto della pagina, vedete lì in alto a sinistra, ci mostra di che colore si tratta. Ce lo mostra con i due codici principali, quello RGB e quello HTML, li vedete lì, 255-231-37 e FFE725. Io posso scegliere qualsiasi colore e vedere che colore è stato usato. Questo è da, vedete che lo fa anche sulle immagini, lo fa anche sulle foto, ovunque voi potete posizionarvi e capire che colore è. Per esempio, volete replicare un colore che avete visto in una grafica, oppure magari non vi ricordate più che colore avete usato in qualche situazione. Beh, con Color Picker potete rendervi conto di qualsiasi colore voi avete usato o che volete replicare. Io lo uso moltissimo, devo dirvi. Effettivamente funziona molto bene, è veloce ed è immediato. Prossima estensione, la prossima di cui vi voglio parlare, si chiama Mercury Reader. Dai, già che siamo qui nella pagina del post, rimaniamoci, perché vi faccio vedere che quando noi leggiamo un articolo online, per esempio una guida al Festival di Venezia, ovviamente, e come anche giusto che sia, quell'articolo è sempre circondato da altri elementi che nel caso del post, devo dire, sono anche ragionevoli perché è piuttosto minimale il suo layout, ma a volte sono molto più complessi. Che cosa ci permette di fare Mercury Reader? Beh, ci permette di minimalizzare l'articolo che stiamo leggendo con una grafica, mamma mia, veramente bella, veramente semplice, veramente accattivante. Vedete che tra l'altro riesce tendenzialmente anche a metterci in ordine tutti i vari elementi, a volte toppa, però il più delle volte invece funziona molto molto bene anche con gli elementi multimediali, le foto e i video. Guardate che meraviglia leggere gli articoli in una maniera così semplificata. Tra l'altro una bella feature è anche la possibilità di inviare l'articolo al nostro Kindle, per cui per leggerlo su ebook senza le distrazioni ma anche senza distruggerci gli occhi utilizzando uno schermo. È molto molto comodo, devo dirvi. Complimenti ai realizzatori di Mercury Reader. Pronti per la prossima estensione? Andiamo a vedere adesso Go Full Page. Go Full Page ci impone di rimanere ancora sul sito web del post. Torniamo nella home page, perché Go Full Page con un semplice click nella sua icona dell'estensione, che è una macchina fotografica, si mette a scorrere la pagina, tru tru tru, che ecco che il nostro Pac-Man se la guarda tutta 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 tutta, e guardate che cosa fa, ci crea uno screenshot dell'intera pagina web, tutta la pagina screenshottata. Molto comodo da utilizzare per i nostri stessi siti web che magari vogliamo promuovere, vogliamo far conoscere, magari lo vogliamo fare sul nostro canale YouTube per far vedere quanti video abbiamo fatto, oppure lo vogliamo fare sui nostri social network o sul nostro sito web. Beh, veramente veramente molto comoda questa opportunità anche di farli diventare delle piccole o grandi infografiche, ma anche comodo quando vogliamo screenshottare, magari condividere o archiviare o tenere o conservare o non lo so io che cosa ci volete fare con i siti web degli altri, e quindi possiamo salvarli in formato PNG, quindi formato immagine, oppure in formato PDF. Non fa nient'altro Go Full Page, direi che possiamo passare alla prossima estensione, che è Web Search Navigator. Anche questa è super semplice ed è indispensabile per tutti i maledetti nerd. Ecco qua Go Full Page, per tutti i maledetti nerd della tastiera come io sono. Io odio fare questo movimento dalla tastiera al mouse, spostare la mia manina da un punto all'altro, perché mi fa perdere tempo.
E se c'è una cosa che faccio molto spesso, beh, quella cosa è effettuare delle ricerche su Google. Peccato che Google mi obbliga ogni volta che ho fatto una ricerca ad andare a cliccare sui risultati di ricerca col mouse. Ma grazie a Web Search Navigator io posso finalmente fare questa cosa con la tastiera. Guardate, vado a effettuare una ricerca e vedete che già da subito si vede qui sulla sinistra un bel triangolino. Questo vuol dire che se io clicco, premo il tasto invio, vado già sul primo risultato di ricerca. Ma con le frecce della tastiera vedete che li posso invece scorrere in su e in giù. E quando sono pronto, invio e mi si aprirà proprio la pagina che io avevo selezionato. Io questa roba la trovo comodissima perché con le tante ricerche che faccio, poter fare velocemente questo scorrimento tra i risultati di ricerca mi velocizza ulteriormente all'ennesima potenza le ricerche. La comodità di Google, soprattutto per chi come me magari fa anche almeno una parte del suo lavoro tecnico, quindi di programmazione, di realizzazione di cose, per cui bisogna ricordarsi un milione di codici, è estrema, perché così non c'è bisogno di tenersi in testa le cose, le regoline, ma con una ricerca super veloce troviamo le risposte a quello che oggi non abbiamo più bisogno di tenere in memoria. E dai, vi ho fatto anche il pippone, direi di passare alla prossima estensione. I don't care about cookies. Io adoro questa estensione, l'amo veramente con tutto il cuore, perché fa una cosa e la fa bene, ed è toglierci dalle scatole quegli odiosi, insopportabili, antipatici e, diciamocelo, facciamo un po' di polemica, anche perfettamente inutili, banner dei cookie. Io vado sul post e posso risparmiarmi il fatto che il post, così come fanno tutti i siti purtroppo d'Europa, perché è una normativa, non sono obbligato a sorbirmi il fatto che il post mi ricorda: guarda che questo sito qua utilizza i cookie. E intendiamoci, è giusto, capisco il senso del istruire gli utenti sul fatto che quel sito lì utilizza i cookie, perché sono una cosa invasiva anche della privacy delle persone, quindi è bene avvisarle. Peccato che applicato in questa maniera è perfettamente inutile, perché tutti prendono quel banner, lo chiudono dopo aver provato anche nella maggior parte dei casi, sicuramente nel mio, un po' di fastidio, e si dimenticano del fatto che esistono i cookie. Quindi bene fare cultura su questa cosa, fondamentale. Diciamo che il banner non è così tanto indispensabile. A maggior ragione se voi sapete cosa sono i cookie e sapete come non lo so, riusciremo anche a dirlo in italiano magari, e sapete che tipo di conseguenze hanno sulla vostra privacy, bene, non avete più bisogno di essere avvisati per ogni singolo sito web. E quindi, grazie ad I don't care about cookies, questa cosa qua non avverrà più. Vediamo se riusciamo a continuare utilizzando magari un po' di grammatica. Proviamoci con la prossima estensione, che si chiama Momentum. Che cosa fa Momentum? Prende, eccola qua la estensione, prende la vostra schermata della nuova scheda e la abbellisce aggiungendoci una bella foto. Qui adesso mi sta chiedendo come mi chiamo. Aggiungendoci una bella foto di quelle un pochino ispirazionali, no, non voglio darti la mia mail, amico mio, e mettendoci l'orologio, salutandoci, che è sempre una buona cosa, e dandoci la possibilità, oltre che avere una serie di link, il meteo e alcuni piccoli altri dettagli non particolarmente rilevanti, vedete, ci dà la possibilità di aggiungere una sola cosa su cui ci sentiamo focalizzati nella giornata. Per esempio, io fare tutorial come se non ci fosse un domani. Benone, ed ecco che abbiamo una microscopica to-do list di una sola cosa che noi possiamo fare nel momento in cui ci troviamo al lavoro o a fare quello che vogliamo, insomma. Ecco qui che in questo caso l'abbiamo fatta. Questo avviene grazie a Momentum, che diciamo che aggiunge anche un pochino di bellezza estetica alle nostre nuove tab. Prossima estensione, siamo verso la fine, siamo alla numero 9, Simplify Gmail. Anche di questi io non riesco più a fare a meno, davvero. Andiamo a prenderla così la vediamo. Ecco qui l'estensione. Che cosa fa Simplify Gmail? Ci minimalizza l'interfaccia di Gmail. Guardate che bella l'interfaccia in questa maniera, molto molto più pulita, molto minimale, senza fronzoli. Ve la paragono all'interfaccia classica di Gmail. Ecco qua. Questo è come vedete Gmail di norma,
E questo è come ci permette di vederlo Simplify for Gmail. Guardate che differenza, vengono tolti i fronzoli, il logo, tutta una serie di bottoni che di fatto non usiamo. Questo menu sulla destra che, boh, vi sfido a scrivermi nei commenti se lo usate, io non conosco nessuno che lo utilizza. Vedete? Molto bello. Il tasto scrivi viene rimpicciolito e messo fluttuante qui in basso a destra, guardate. Io lo trovo molto 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 più bello e finalmente quando vado a leggere le mail, sapete che io sono un amante dell'inbox zero, vedete che in questo momento ho 4 mail da archiviare, ma non di più, veramente le mail devono rimanere al minimo indispensabili nella nostra casella di posta. Bene, questa, cioè avere una visualizzazione minimale di quello che dobbiamo leggere, personalmente mi aiuta davvero molto. Non so voi, ma io mi trovo molto facilitato. Vediamo la prossima estensione, Last Pass. Su LastPass non andiamo ad approfondire troppo, anche perché ci sarebbero veramente milioni di cose da dire. Semplicemente LastPass è un password manager, si installa nel vostro browser e vi conserva le password mettendole al sicuro e permettendovi di dimenticarle, e quindi vi permette anche di impostare delle password complicate e quindi sicure, le classiche password alfanumeriche, lunghe, che utilizzano numeri, simboli, maiuscole, minuscole e quant'altro. Bene, se vi mettete, la cosa ideale sarebbe scrivervele in un block notice cartaceo, quella è la sicurezza top assoluta. Io per esempio lo faccio per la banca, per la mail e per pochissime password che non voglio mettere neanche su un password manager online, ma per tutte le altre, insomma, magari non avete il tempo e la voglia di farvi il vostro block notes cartaceo per la password di Spotify, di Netflix e quant'altro, e allora utilizzare un password manager potrebbe essere il perfetto compromesso tra la sicurezza massima e una sicurezza nulla, utilizzando la vostra data di nascita o il vostro nome di battesimo, il nome del pesce rosso. Beh, diciamo che c'è una giusta via di mezzo, che è proprio l'utilizzo del password manager. Ultimissima estensione che vi voglio mostrare, vi sto parlando di Stylish. Che carina questa estensione! Che cosa fa? Vi permette di personalizzare ogni singolo sito web che state visitando. Torniamo su Amazon e andiamo a cliccare sull'icona di Stylish. E guardate che cosa ci proporrà Stylish. In questi giorni è estremamente lento, quindi ci metterà tipo una settimana prima di farmelo vedere, di farcelo vedere. Stylish ci proporrà, eccoli qua che sono arrivati, dei temi realizzati da altri utenti che nel momento in cui noi li installiamo cambiano letteralmente il modo in cui vediamo quel sito specifico, in questo caso Amazon.it. Per esempio il Dark Mood, proviamo a installarlo, vediamo se sarà abbastanza veloce. Sì, è andata anche abbastanza velocemente, questo mi ha sorpreso, ed ecco che abbiamo Amazon col Dark Mode, cioè versione scura. Guardate che carino, devo dire questo è fatto anche molto bene. Se vogliamo personalizzare i temi esattamente come ci pare a noi e quindi non utilizzare quelli realizzati da altri, possiamo farlo. Possiamo impostare tutto di un determinato tema, eccolo qui, crea stile, e in quel caso dobbiamo conoscere la programmazione HTML, la formattazione CSS. Insomma, è una cosa un pochino da smanettoni o da professionisti. Se la conoscete bene, se non la conoscete, la cercate su Google, HTML, CSS, e vi servirà anche per realizzare i vostri siti web, oltre che per modificare i siti web esistenti grazie a Stylish. Vedete? Ho cambiato il tema con due click e adesso devo dire che Amazon è anche un po' più bellino. Sono anche indeciso adesso se tenermelo così, perché non mi dispiace per nulla questo modo di visualizzarlo. 11 estensioni vi ho fatto vedere, spero che abbiano e che miglioreranno il vostro modo di navigare, sono sicuro di sì, almeno alcune di queste sono convinto, diverse di queste possono aiutarvi. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale con campanella se volete altro ciraolo, altri tutorial, altri modi di fare meglio le cose che state facendo o di imparare a fare quelle che non sapete fare. E vi ricordo che se questi contenuti vi sono utili c'è Patreon, una piattaforma super sicura, super efficace per finanziare i creatori di contenuti che stimiamo e che ci stanno dando qualcosa nella nostra vita, aiutarli a fare quello che per molti, e questo è il mio caso, è il loro lavoro, ci pago le bollette, e anche aiutare il vostro modo
di creare contenuti, perché ci sono dei, una vera e propria scuola, il podcast segreto, delle cose che ci metto lì dentro riservate, private, disponibili soltanto per chi finanzia il mio progetto su Patreon. Andate a dare un'occhiata, io vi super ringrazio e vi mando un abbraccio gigantesco. Alla prossima!